Canzoni d'amore e libertà, questo il titolo del concerto che ha visto protagonista in Trinità domenica 22 aprile il musicista Fabrizio Zanotti, accompagnato sul palco dalle letture di Antonella Arrietto. L'iniziativa, promossa dall'AMPI, rientra nell'ambito delle celebrazioni per il 73° anniversario della liberazione. Abbiamo pensato di quest'anno fare un'iniziativa che avesse uno scopo artistico e anche aperto alle nuove generazioni, superando quelli che sono i cliché, diciamo, istituzionali, con un concerto di un artista noto per il suo impegno politico e sociale, come Fabrizio Zanotti, un artista del 69 che da moltissimi anni calca i palchi, diciamo, del Festival dell'Unità, delle iniziative sociali importanti e culturali, e ha un lungo curriculum di imprese artistiche di notevole valore, quindi abbiamo pensato di scegliere Fabrizio Zanotti e il suo trio perché ci sembrava una scelta qualitativa da proporre al pubblico e che comunque mantenesse, che richiamasse a quello che è il significato del 25 aprile, cioè che quindi la commemorazione, festa di quella che è stata la nostra liberazione dal nazifascismo. Questo concerto innanzitutto è un concerto acustico di canzoni che attraversano un po', che servono per raccontare un po' la storia della resistenza, ma anche per riuscire a declinare il significato di resistenza a quello che può voler dire oggi resistere, quindi resistenza e resilienza insieme. Oggi con noi ci sarà Antonella Arrietto, che leggerà, è un'attrice, leggerà alcune lettere, alcuni momenti di, diciamo, di storia partigiana. In questo tempo che è ancora di morte, non fingete di non vedere. Il giorno in cui grondarono sangue, e per quel sangue cambiamo i nomi alle strade, contate le piccole targhe di malta. Sono migliaia le vite troncate con la corda, la tortura e il piombo. Se non volete che siano morti in vano, non fingete. Ho fatto questa prova insieme con Fabrizio di mettere insieme musica e parole, quindi, e le parole saranno testi tratti sia da autori locali che hanno raccolto testimonianze, memorie, autori anche giovani, perché è importante che i giovani raccolgano il testimone perché le memorie non siano solo di più anziani di una volta, ma che possano raccogliere per restituire poi in futuro, su temi che sono proprio strettamente legati ovviamente alla resistenza, però anche a una resistenza contemporanea, odierna. Un alternarsi di canzoni e parole per, appunto, come ti dicevo prima, per riuscire a raccontare anche cosa significa oggi resistere, no? Adesso noi non siamo in uno stato di guerra, però insomma ci sono tanti diritti che sono stati conquistati grazie agli sforzi di tante persone, e quello che secondo me oggi noi dobbiamo fare è continuare a difendere quei diritti. Quindi si parla di lavoro, si parla di immigrazione, si parla di dignità della vita.